Finalmente è tornata la Juventus, finalmente è tornata una Juventus vincente, vince con un risultato importante contro il Bologna. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questo post partita di una Juventus che finalmente ritrova i tre punti e i tifosi della Juventus ritrovano finalmente un po' di sorriso, chiaramente dopo settimane non facili, dopo la sosta, ma ancora prima dopo delle batoste come quella col Benfica, come quella col Monza. Questa partita contro il Bologna non era di fatto una passeggiata e quindi tre punti molto importanti. Scopriamo tutto qui. Io vi ricordo come sempre supportarci, quindi lasciate un like per questo post partita di Juventus-Bologna. Juventus-Bologna che vedeva un po' di mugugno già dall'inizio della partita, perché non era bastato neanche Salmo e quel concerto iniziale allo stadium, in uno stadium totalmente deserto. Cioè, vedere una scena del genere con musica, festa e quant'altro in uno stadio totalmente vuoto ha già dato un'impressione negativa della situazione. C'era una Juventus che non aveva l'appoggio dei tifosi. E probabilmente questa protesta che è andata avanti queste due settimane di sosta si è vista poi con uno stadio, non dico vuoto, ma quasi. Però la Juventus ha comunque reagito. A fronte di un inizio di gara non esaltante, perché dobbiamo dirlo, i primi 15-20 minuti sono stati di apatia totale, poi però si è riproposto quel tandem serbo che in nazionale ha fatto tanto bene, con la differenza che stavolta non c'è stato l'assist di Kostic per Vlahovic, ma esattamente l'opposto, l'assist di Vlahovic per Kostic. La cosa che mi ha sorpreso e che mi fa ben sperare per il futuro è che in questa partita finalmente abbiamo rivisto una Juventus che gioca con delle trame centrali e non sempre con un gioco assolutamente incentrato sul pallone largo per gli esterni che devono crossare sempre. E questo è un aspetto che fa ben sperare, perché nelle prime partite di questo inizio di stagione abbiamo visto solo ed esclusivamente palloni per gli esterni che continuamente cercavano il cross in mezzo per le punte. Ed era questo che cosa? Una ripetizione costante di un tipo di gioco che poi diventa alla lunga in qualche modo prevedibile. Questo invece è stato smontato dalle ripartenze della Juventus, perché poi di fatto oggi non abbiamo visto una Juventus super aggressiva che andava a pressare persino Skrupski, no, però comunque abbiamo visto un minimo di aggressività in più e soprattutto delle ripartenze che poi hanno visto il gol di Vlahovic, o meglio il gol di Kostic su assist di Vlahovic, ma centralmente, quindi finalmente abbiamo visto qualcosa di diverso. Ed è proprio Kostic che segna il primo gol, che fa una partita secondo me non eccezionale, ma comunque è sempre da lui che parte qualche invettiva, è sempre da lui che parte qualche invenzione della Juventus su assist di Vlahovic, quindi il tandem serbo c'è. Quello che poi sorprende nel secondo tempo è questo doppio attacco a due, questo attacco a due con queste due arieti che funziona, perché nel primo tempo si cercano poco, sia Vlahovic che Milik hanno qualcosa che non va. Poi però nel secondo tempo vediamo della sintonia e vediamo soprattutto finalmente il gol di Vlahovic su assist di un McKennie che nel primo tempo è stato terrificante. Cioè nel primo tempo McKennie è stato un giocatore che ha giocato male, male, male. Poi però nel secondo tempo finalmente vediamo McKennie che torna a fare dei passaggi di un certo livello, soprattutto mette in mezzo un pallone per Vlahovic che è stata una vera pennellata. Neanche il tempo di festeggiare il 2-0 di Vlahovic, che ecco finalmente anche il gol di Milik. E che gol! E io continuo a dire, ricordate quando quest'estate vi dicevo Milik per 1 milione di prestito più 8 di riscatto è un'operazione fantastica e molti mi dicevate che era un bidone sempre rotto? Ecco. Confermato quello che dicevamo quest'estate. Cosa dice invece la classifica? La classifica dice parla di una Juventus che intanto scavalca l'Inter. E già credo che questo possa in qualche modo accelerare un po' quella che è la speranza dei tifosi della Juventus. Ma parla sempre di un distacco di 7 punti dalla prima. Parla di un distacco di 4 punti però dalla quarta, che è il Milan. Il Milan è in vantaggio di 4 punti. Però è bene ricordare, è bene sottolineare che questa Juventus settimana prossima, sabato alle 18, incontrerà proprio il Milan di Pioli. E attenzione, questa sfida non ci deve confondere le idee, perché la Juventus continua a essere una squadra che non mi sembra al livello del Milan. Quindi andare a San Siro a giocare contro il Milan sabato sarà, diciamo, complicato. Diciamo complicato, diciamo che la Juventus dovrà metterci qualcosa del suo.
Io, conoscendo un po' la mentalità di Allegri, credo che metterebbe una firma ad oggi per un pareggio. Perché il Milan visto fino a ieri contro l'Empoli, secondo me, è un Milan che in questo momento la Juventus può, diciamo, batterla. Diciamo così. È vero anche che però si è parlato sempre di assenze continue, si parla sempre di infortuni in casa Juve. Beh, il Milan in questo momento ha una serie di infortuni importanti. Fino a ieri sono stati molti infortuni in casa Milan, soprattutto un Milan senza Teo Hernandez. Se non approfitti di questo Milan in questo momento con tutte queste defezioni, non lo fai più. Vero che ci sarà una Juventus senza Chiesa, senza Di Maria e senza Pogba, però questa è la grande occasione della Juventus. È una grande occasione quella della Juventus, perché è chiaro che questa vittoria, secondo me, un minimo dà entusiasmo alla Juventus e la rilancia in classifica, perché andare a vincere settimana prossima, eventualmente in una sorta di miracolo contro il Milan, vorrebbe dire andare a un punto dal Milan campione d'Italia, e non sarebbe poca roba, e potrebbe essere il definitivo, o meglio, un allungo importante proprio dell'Inter, che a questo punto è più in difficoltà della Juventus da un punto di vista proprio della gestione. La testa però inevitabilmente deve andare ora a mercoledì, perché a mercoledì allo Stadium arriva il Maccabi Haifa, e lì sono lì ci sarà veramente da soffrire, lì ci sarà veramente da battagliare, perché questa è una Juventus che intanto credo che debba trovare un'idea di gioco, e in questo momento deve anche trovare un'idea di modulo, perché io vi dico la verità, sì, la Juventus vince, ma questo 4-4-2 non mi convince per niente. Cioè, mi piacerebbe vedere o una Juventus col 3-5-2 o una Juventus col 4-3. Scegliene una, ma una deve essere. Questo 4-4-2 a me francamente mi convince poco, veramente mi convince poco. Poi per carità, poi si vede che la Juventus oggi ha vinto, per carità. Ma il Bologna non mi è sembrato una squadra irreprensibile. In questo momento il Bologna, secondo me, è in seria difficoltà. È una delle squadre che ha dato meno problemi alla Juventus in quest'anno. Un motivo ci sarà, si è cambiato anche allenatore. Però ripeto, contro il Maccabi mi aspetto qualcosa in più, perché il Bologna non è il Maccabi. E quindi chiaramente la Juventus dovrà fare qualcosina in più per poter portare i primi 3 punti, ricordiamolo, ai meno attenti. La Juventus se fa punti mercoledì, li fa i primi punti in Champions League di quest'anno, quindi deve assolutamente fare qualche cosa in più per battere il Maccabi e poter sperare di avere ancora delle chance in Champions League. Le chance le potrà avere anche in campionato, anche grazie a questa vittoria, perché la Juventus batte il Bologna, lo fa in una maniera abbastanza importante, nel senso che riesce a dare quel qualcosa in più rispetto alle ultime settimane. Probabilmente questa sosta ci voleva, diciamoci la verità, per i tifosi della Juventus, ma soprattutto per la squadra. Serviva anche a cambiare testa, cambiare un po' mentalità, pensare ad altro, ricompattarsi. E oggi vediamo una Juventus più cattiva, vediamo una Juventus più sul pezzo. Speriamo che ciò si possa portare avanti per un filotto, magari può essere come quello dello scorso anno, con un inizio un po' complicato, poi una sosta e poi la ripresa che ha portato tanti punti alla Juventus. Questa è la speranza di tanti tifosi della Juventus. Voi cosa ne pensate? Questa vittoria è così fortunata, oppure secondo voi c'è la possibilità di vedere una Juventus ancora vittoriosa per le prossime settimane?